Ragazzi, non so se sentite l'audio, ma mi pare di no. Io salto l'introduzione. Perché stiamo trasmettendo, trasmettendo con una T di troppo, trasmettendo. Ecco, come adesso potrete vedere, trasmettiamo God Eater 3. Le sorprese per questa sera non finiscono, non sono finite. scusatemi, Godelier 3. Voglio preannunciare una cosa: non ho giocato mai alcun tipo di God Eater, né il primo né il secondo, né veramente sono completamente all'oscuro di cosa possa essere. Però ho visto questo action demo e ho deciso di provarlo anche questo. Che cosa sia di preciso non ne ho idea. Comunque, God Eater, questo mangiatore di Dio, non so se, no, non so se per come è scritto, a parte il fatto che i giapponesi hanno dei modi di dare titoli allucinanti, ci sono cose assurde nei titoli, soprattutto con certe parole, per esempio la parola panic. C'è la parola panic che è usata in tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono un milione di tra manga, giochi e anime, tutti con la parola panic, di panic. Poi hanno, oltre a questo, hanno anche il vizio di modificare dei titoli già famosi, già conosciuti e di... Scusate, era partita di nuovo la presentazione e se ne va in protezione. Hanno il vizio di modificare i titoli famosi e di renderli, mangazzarli, praticamente di giapponesizzarli. Il titolo più famoso è sicuramente Fullmetal Alchemist. Sapete benissimo, Fullmetal Jacket è un film oramai che non ha bisogno di presentazione di alcun tipo. E loro fanno questo tipo Full Metal Alchemist. E non solo. Se noi prendiamo in esame le due cose, quelle di prima, quindi l'unione di Panic e di questo, c'è anche adesso non ricordo se è un manga di preciso, non ricordo, ma c'è un Full Metal Panic. E loro hanno sto vizio di mescolare e di avere anche dei titoli assurdi, tipo per esempio lo stesso God Eater. Ora dico, questo God Eater vuol dire che sei un mangiatore di Dio, nel senso che tu sei uno che mangia un Dio, oppure sei qualcuno che mangia per conto di Dio? Cioè, non credo che... scusate, non per essere blasfemo, stiamo analizzando semplicemente la frase. God Eater, e to eat è il verbo mangiare, lo sappiamo, sono abbastanza basilari. Eater è il mangiatore, quindi God Eater è il mangiatore, colui che mangia Dio, che si mette a tavola e ha Dio sul piatto e lo mangia, oppure colui che mangia God, il mangiatore di Dio, cioè ovvero Dio ha un mangiatore e io sono costui? Ma non lo sappiamo, non lo vogliamo sapere. Facciamo una nuova partita. Ti lanci in piccata su un aragami quando è sotto tiro. È chiaro, è chiarissimo. Tutti sappiamo benissimo cos'è un aragami. Nome protagonista. Nome in codice. Stesso uomo, no, non esiste. Donna, assolutamente. Nome protagonista. Come la chiamiamo? Diamo il nome semplice perché sia un nome che io uso solitamente e che mi piace molto. Aurelia, ok, nome in codice lo prendo, la rubo. Gvnn. Sicuramente comunque donna, devo sempre giocare. Oh, si deve creare il personaggio, che bello, possiamo perdere un pochettino di tempo. Un capello solo, ha un capello, riteniamo solo un capello. Oh, che bello, siamo in creazione personaggio. Voi mi perdonerete se io perderò qua 60 giorni per creare personaggio. Prima di tutto vediamo quanti sono. Ah, soltanto 10. Pensavo di più. Questi sono tutti bellini. Sono
sono lunghi ma comunque accorciati, mi piacerebbe avere comunque sempre capelli abbastanza lunghi, anche a caschetto comunque devo dire che non mi dispiacciono assolutamente. Qui abbiamo le due codine, una codina grande, oh che sono belle tutte le trecce, così mi piacciono tanto davvero. Questo direi di no, questo per quanto bello no, ma direi che la mia scelta si appoggia. Mentre adesso le ragazze hanno il vizio di rasarsi totalmente un fianco della testa, lei ha avuto l'idea di mettersi le trecce e a noi piace tanto 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 il colore dei capelli. Lo possiamo scegliere noi. Colore dei capelli e colore dei riflessi, mamma mia. Oh, pensare che sono una demo, chissà quanto tempo perderemo per fare questa cosa. Vediamo come vengono i capelli azzurri, sono più celesti, il bianco era quello che era basilare, metto di sì. Questo colore così acquatico ci piace pure, così è un nero abbastanza corvino, un rossastro, anche i viola non sono brutti, devo dire. Perderei molto più tempo sinceramente, ma sto un poco anche con la frenesia di voler giochicchiare, per avere anche le altre cose, non è bene. Violaceo, mi colpisce un po' il violaceo, vediamo com'è il rossiccio, ma direi di pensarci, teniamo sul viola. I riflessi, dove stanno i riflessi, dove si possono percepire? Sono leggerissimi. Andiamo sullo stesso colore, così evitiamo che sia troppo cambiato. Allora, volto. Anche qui ci sono 10 tipi di volto. Così sembra un po' arrabbiatella. Così è un po' troppo tenera. Non lo so, non mi convince. Tra il 4 e il 2 vedo poca differenza. Arrabbiata ma decisa comunque, determinata, triste e impaurita, riflessiva direi, malinconica, con nostalgica, seria, concentrata. Sembra un po' di tipo non importa niente, non me frega niente, va bene. Allora, diciamo che al momento mi piace questo. Occhi. Ah, è una tipologia di occhi, vediamo. Vabbè, quello che aveva i due toni mi piaceva tantissimo. Questo? Sì, sono più grandicelli questo. Colore degli occhi blu cobalto. Rosso rubino non ci piace. Marrone vulpino. Come sei vulpina? Spero anche che si possano cambiare i vestiti. Va bene, lo vedremo tra poco. Giallo dorato, agrumato, verde erba, verde mare, blu zaffiro. Mi piacciono molto gli occhi così, questo blu, questo. Io lo chiamo azzurro molto intenso, dice blu zaffiro, vabbè, viola orchidea, nero, rosso vino, verde smeraldo, blu oltremare, grigio argentato. Allora, per adesso scelgo questo blu zaffiro che mi piace. Colore della pelle. Colore della pelle. Allora, io ho sempre una predilezione per il colore della pelle molto chiaro. Così forse sembra un po' anemica, però non mi dispiace, diciamo. Vabbè, manteniamo questo rosa così. Quindi accessorio, fermaglio, dov'è che spunti che non te vedo? Ah, è spuntato da questa parte, fermaglio 2, fermaglio 3, forcina, la mette da questa parte, forcina 2, questa è orribile, mi ricorda gli Ataman, non so quanti di voi sappiano di cosa io stia parlando. Farfallina, il gioco che è orribile. La cintura in testa non mi sa proprio il massimo. Questo cos'è? Un serpente con una spada, non
Ciuffo ribelle, ribellissimo proprio, anarchico direi quasi. Queste sono proprio orribili, lasciano Extension. Proprio la mamma sarebbe scontenta di queste tue scelte, ti butterebbe fuori di casa se facessi una cosa del genere. Vediamo quale nastro. Ora voglio vedere. Allora, queste Extension 4 sono graziose. Vediamo cosa dice del nastro. Se fosse più vistoso, devo dire che non mi dispiacerebbe. Anche questo è grazioso. Cosa dici? Yattam. Ah, tu ti ricordi di Yattam, quindi. Lo sai che mi ricordo anche che quando avevo la PlayStation 1 c'era un gioco di Yattam che era graziosissimo. Però era uno sparatutto. Però c'erano tutte cose. Con le armi stravannate, direi. Che poi ti ricordi c'era il tri. Adesso no, io non ho idea. Non mi ricordo minimamente di come si chiamassero i nemici. Però c'era quella ragazza che era super sexy. Non so se ti ricordi, che era tutta lei col vestitino, col costumino tutto succinto e rimaneva sempre completamente nuda. Però era carinissima. Anche il gioco, ti dicevo, sulla PlayStation 1 era uno sparatutto, proprio visto dall'alto. Ed era molto bello perché c'erano tutte le armi e tu andavi a combattere contro Yattam, cioè tu facevi proprio la parte del cattivo. Come dici, Miss Drone? Guarda, non ti direi una stronzata, non mi ricordo assolutamente il nome di, né di come si chiamasse la squadra nemica, né di come si chiamasse lei, però mi ricordo che aveva sta mascherina, lei e il costumino nero. Abbiamo gli auricolari, no, orecchie da gatto, è una delle cose più ignobili. Quelle da cane ancora peggio. Quelle da coniglio proprio non lo. Allora, penso che metterò. Mi piace molto l'accessorio floreale. Oppure il fiocchettino questo di fianco. Però anziché questo che è classico, metterei questo che anche se sembra un po' buttato lì, però non mi dispiace. Accessorio B. Nastro magnetico. No, non mi piace sul viso. Occhiali. Gli occhiali sì, la rendono un po' più vicina a me, dato che io li porto. Allora, sì, se è vestita come hai detto tu, è Miss Dronio. Ma non lo so, ti ripeto, perché non. Allora, se lo dici tu io mi fido, per carità, ti do ragione. Sono io che non ho memoria di questo luogo. Mi ripeto, mi ricordo se ero piccolo, io ero un bambino, forse potevo avere 8-9 anni giù di lì, quando vedevo Yattaman, figurati quanto tempo sia passato. Però se lo dici tu mi fido, tu sei sicuramente più giovane, più informata, anche più fresca. Io ne ho passate qualcuna di più. La benda 3, questa mi ricorda un po' quella di 2B, però quella tutti gli occhi coperti, vabbè, Garza. No, mi sa che questi elementi li toglierò tutti. Ah, gli orecchini, con gli orecchini li tengo volentieri, ma mi piacciono vistosi. Questo per esempio è bellissimo. Sì, sono uno di quei tipi a cui piace vedere le ragazze con gli orecchini vistosi. Ognuno ha le sue zzzzate. Nel frattempo, io come sempre vi lascio il mio invito ad iscrivervi anche qui stesso, fare un bel follow su Twitch e ad iscrivervi sul canale YouTube Ozzo Video Gamer. Adesso c'è anche la pagina Facebook, per quanto sia comunque diciamo superflua, ma c'è anche l'account Instagram. Oh, novità delle novità, anche quello prettamente inutile per quanto riguarda la mia attività, ma c'è. Quindi io la cosa che vi consiglio è comunque di restringere il campo tra YouTube, Twitch e Twitter. Cosa dici? Le stanno bene gli occhiali da Harry Potter? Sì, dici? Sì, però vedi, sai qua, c'è che o le metto gli orecchini o le metto gli occhiali. Gli occhiali di Harry Potter sarebbero questi, dici? No, no dai, non glieli metterei, non le metterei. Le metto gli orecchini, quelli che erano grandi sono gli unici questi se non sbaglio, sì. Le metto questo tipo di orecchini, voce. Riproduci la voce, sentiamo. Un po' troppo adulta. Non mi piace.
questa è più adatta. I seriously owe you one. Time to catch some shut eye. Time to catch some shut eye. Però parla in inglese. Give me strength. Putting this here. Questa mi piace di più. I won't make that mistake again. Impulse edge. Questa anche. Guarda, non ti nascondo che mi avrei preferito in questo momento che avesse la voce giapponese. Però... I got this. I got this. I'm glad nothing happened to anyone. Sorry I couldn't follow up. Questa è un po' più calda, diciamo, un po' più accattivante. What are you doing? Sì, anche la voce accattivante, diciamo, sua dente sicuramente mi piace, mi affascina, ci mancherebbe. Questa è troppo dura. Va bene, scelgo quella sua dente. Anteprimo. Ah, questo sarebbe... no, va bene, non ci interessa. Confermiamo. Vuoi continuare con questo personaggio successivamente? È possibile cambiare acconciatura, colore, capelli, accessori, hub. Bene, in ogni caso, per ora cominciamo con questo. Nominati, salvataggio. Beh, abbiamo perso parecchio tempo comunque per creare, anche se solitamente io perdo molto più tempo, ma ci sono anche molte più scelte. Qui abbiamo praticamente messo soltanto un aspetto della testa più che altro, quindi... qualcosa mi ricorda molto Final Fantasy. Suggerimento: puoi cambiare equipaggiamento e oggetti nel terminal. Va bene, grazie. Puoi accettare le missioni dal monitor. Salve. Ma perché sono un prigioniero? Sono un prigioniero, nonno. Nonno? Sono prigioniero. Vediamo cosa. Se passiamo, parliamo con gli altri prigionieri. Salve, Zick. Accidenti, la paga è pessima come al solito. Almeno ci sono i sottotitoli in italiano. Non mi devo dannare l'animo a fare le traduzioni, perché io di inglese, come potete benissimo capire tutti gli altri video, non è che abbia tutta sta conoscenza. So qualcosina, ma insomma. Ti rendi conto? Rischiamo la vita ogni volta per questo. Certo, non è che un po' di grana in più le nostre vite cambierebbero radicalmente, ma... effettivamente, caro Zick, non è che abbiamo proprio tutto sto futuro davanti. A parte il fatto di essere dei mangiatori di D, noi che mangiamo D abitualmente. Salve, Yugo, come stai? Hai dormito bene la notte scorsa? A quanto pare usciremo presto, controlla il monitor per i dettagli. Come al solito, fammi sapere quando siamo pronti. Quando siamo pronti, saremo pronti. Prima di guardare il monitor, diamo un'occhiatina in giro. Provo i tasti nel frattempo. Allora, qui c'è inchinati, annuisci, scuoti la testa o poni resistenza. E l'inchino mi piace molto. Annuisci e annuisce. Scuoti la testa, quindi sì e no. E l'altro è o poni resistenza. Cosa che al momento non possiamo fare. Quindi c'è anche una vena di comportamento in questo terminale. Questo è un terminale tondo. Monitor. Allora, con il tasto, questo tasto R1 si corre, vedete, in alto. Non c'entra proprio niente. In questo momento, ah, però questo lo posso fare solo se è attivo. Va bene, con no, non posso fare praticamente null'altro fuorché correre e rispondere. Ok, diamo un'occhiata al nostro monitor. C'è una nuova missione per te, si prega di confermare. Suggerimento: qui puoi accettare le nuove missioni, puoi anche filtrare la lista delle missioni selezionando il tipo e il grado, missione standard, missione d'assalto. Prima di questo, caro signor monitor, io volevo andare sul terminale prima di accettare equipaggiamento, gestire consumabili, vedere il database, salvare la partita. D'accordo, preparazione oggetto. Oh, qui puoi preparare gli oggetti da portare in missione e vendere gli oggetti indesiderati. Hai capito?
In missione può portare solo consumabili. Gli oggetti ottenuti durante le missioni saranno inseriti automaticamente nel deposito. Quindi abbiamo una pillola RIMB. Poi la pillola RIMB 2. Una pillola PURIF. Una granata STORD. No, vabbè, sono. Pilastro rigenerante. Attivatore ora e call. Che ripristina i PF degli alleati. Trappola bloccante. Cattura i nemici che ci cadono dentro. Amplificatore divino, potenza di attacchi divini per un po', mina a ritardo ridotto, mina anti-aragami che esplode dopo un po'. Ripristina quantità moderata. E qui c'è da fare un po' un piccolo studio su quello che c'è. Consumabili, materiale da materializzare, materiali oggetti di scambio. Va bene. Conserva tutto, vendi, ordina. Proviamo a ordinare. Quindi questi sono quelli che io mi porto. 8 su 12 slot. Mentre a destra abbiamo il deposito, ovvero quello che io ho di riserva. Per adesso non tocco niente perché non ho idea dell'utilità delle cose o viceversa. Quindi multigiocatore online in questo momento non ci è dato farlo, vabbè, io direi di non. Hai ricevuto diverse parole nuove, tra cui anche non sono arrivato a leggerlo, dannazione. Andiamo a monitor. Nuova missione, ok. Missione standard. Addestramento sul campo. Completa il programma previsto incluso dell'addestramento sul campo in ambienti ad alta densità cinerea. Movimenti base, attacchi in mischia e con fucile. Va bene, io direi di fare un po' tutto, dato che comunque è una versione dimostrativa e noi siamo qui per fare il nostro solito old slow play che ormai ho coniato con la mia cifra, non so se qualcuno l'abbia già fatto, ma noi siamo per la chirurgia del disimpegno in questo caso, che come sapete è la branca che preferisco. Sì, no, non questo, scusa, no, 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 la prima, non la seconda, grazie. Andiamo per gradi. Scorte condivise a guerriero. Aurelia Zeke. Impostazioni radio, cosa ci dice? Usa opzioni. Qui puoi configurare le impostazioni radio delle missioni. Puoi anche inserire la musica di sottofondo, ma solo nelle missioni libere. Sono cose che faremo in seguito. Prima voglio provare un po' di azione. Dopo aver provato l'azione, vedere di modificare le cose a secondo di come ci piacciono, anche per poter valutare se è il caso, se vale la pena di prenderlo completo il gioco. Seleziono i compagni per questa missione. Rimuovi il compagno con il quadrato. Ah, per adesso non posso scegliere niente, sono così. Accettazione della missione confermata. Qualsiasi incidente imprevisto durante la missione sarà tua responsabilità, non avevo alcun dubbio. Fai particolare attenzione per garantire che God Ark restino intatti. E noi ci occuperemo sicuramente di questo. Dopo aver accettato la missione, puoi parlare con la guardia per iniziare. A questo punto, cara signora guardia, che immagino sia questo omone. Scusi, omone. Guardia, stai uscendo? Non c'è problema, se non dovesse tornare posso sostituire facilmente tutta la vostra squadra. Grazie proprio per l'amore. Che non ti venga in mente di fare testamento, mi rifiuto di gestire delle scartoffie, non sia mai. Sto aprendo la porta ora. Sbloccata. Quindi questo è il suggerimento, può portare la missione fino a 12 tipi di consumabile. Sceglili attentamente. Sì, infatti abbiamo accettato quello che c'era di sottofondo come se nulla fosse. Le falci valorose hanno il raggio d'azione più ampio di tutte le armi da mischia. Morso esteso permette loro di. Non It's pretty thick here. Let's get this over with and go home. This Ashlands acclimation program stuff is so boring, I can't take it. It's impossible to do it by the books, right? So let's just pop in and then head back, okay? There are no bonuses for thorough work here. Well, I guess your chances of survival go up 1% or so. Oh, it's about time! Time for work! First, we need to assess the situation. Sì, fratello, non parli troppo. Sposta telecamera, questo l'avevo già compreso. Abbiamo
un panorama di una città visibilmente distrutta a cannonate, ma reimposta la telecamera con L1. Premi brevemente il tasto per reimpostare la telecamera. Zick, però basta, ok? Dammi il tempo di ragionare. Io sono lento. Sposta, scatta, passo. Cosa vuol dire passo, scusami? Andare più veloce? No. Allora, picchiata. Usa lo scudo mentre salti in avanti. Ti lanci un picchiato da Nagami quando è sotto tiro. R2 più Insisk. You like jumping? Sometimes you just feel like letting off some steam, right? Nothing makes you feel manlier than jumping from somewhere real high. Zick parte troppo, comunque l'ho già detto. Vieni, arrampicati in sospensione. Puoi arrampicare mentre sei in sospensione. Don't go crazy and run out of breath though. Non corre quando ti manca il fiato, gestire il vigore è il primo passo per un ghia. Gold Eater? Beh, al momento non ci sono aragami in giro, ma prendi un po' di scaldamento. Devi recuperare il vigore se rimane immobile o cammini. Prendi, cosa prendo? Cosa c'è qui? Erba, è proprio il caso. Anche la cenere così densa non fa nulla e dei gira come me, vero? Haha, gira. Bisogna scoprire cos'è quella A, però immagino che... Ah. We exist to use god arcs in battle after all. Non è god arc in battaglia, recuperi il vigore, non rimane immobile, deve rimanere un po' immobile, ma non penso che... Questo è un origami che ha forma di questo tipo. Attenzione, allora, attacco quadrato e triangolo, prima di protezione per inserire un combo, quindi facciamo il combo per le basilari. Prendi completamente, ok, sì, questo è già. Sciacallo con Ascia, riportato una sconfitta. Ben fatto, lasciare qualcuno a me la prossima volta. Sembra tipo i Pokémon, facci caso, ha riportato una sconfitta. Avviso. Cambia forme, Godark, da mischia fucile. Cambia forme, quando sei in forma fucile per eseguire un attacco con fucile. Just the target we wanted. Ah, quindi l'arma che abbiamo può cambiare. Vediamo se può cambiare di nuovo. Per quanto riguarda l'azione è molto bello, cioè fatto particolarmente bene. Gli attacchi in forma fucile consumano PO, ma la forma lama ripristina. Sì, ma è troppo veloce. Si consuma quando esegui attacchi con il fucile, si ripristina quando esegui attacchi in mischia. Attiva attacco L2 più R2. Scotte condivise e lame del... Sì, vabbè, ma io non posso fare tutto insieme, allora... occhio tesoro. Stancato, sì, infatti. Keep it up. Ah, quindi la missione finisce così, si uccide un numero X di nemici e poi c'è questo ritorno che sta scorrendo. Nel frattempo io vado qui a recuperare qualsiasi cosa sia. Missione compiuta. Immagino che ci trasporterà via, infatti. Livello di completamento, addestramento sul campo. Gvnn. Zick, abbiamo impiegato 404. SSS, proprio bravissimissimissimo sarebbe praticamente detto così. Va bene. Ok, sì, vabbè, ma l'addestramento fa una tripla S, mi pare normale. Abbiamo ricevuto quindi un po' di barba di troll. Voglio dire, è normalissimo quando tu entri in un negozio e dici buongiorno, vorrei 2 etti di prosciutto, un pezzo di grana padana e una barba di troll. No, cioè, è normale, niente di nuovo. Acciaio gioiello imperfetto, ottimo. Poi abbiamo un'altra barba di troll, è una pillola RIMB.
sempre pelle bestiale, questo è eccezionale. Scheggia d'osso di Aragami. Quindi God Arc abbandonati sono veleno, gli attacchi mischia rendono effetto veleno per livello, beh queste sono. Immagino pezzi da montare sulle armi. Va bene. Entry Burst sono arrivato in incapacitato attivo del livello 5. Luce del 10% di quelle possibilità di essere ostacolato. È complicato, insomma, non è una cosa semplice. Mostra arti, burst, grilletti e acceleratore che sono stati migliorati. Sì, è abbastanza complicato. Davvero. Vuoi sovrascrivere questi dati? Sì, non abbiamo fatto niente di che e comunque penso sia anche inutile non salvarli. Ok, allora riparliamo con Zeke, anche se hai sentito la missione di oggi è quella di Glepnir, che sono cugini di Ipdor. Sanno combattere, dubito che siano mai stati sul campo. Ad alfine riesco a prendere via in lacrime. Mi auguro di no perché. Va bene. Immagino non ci resti granché. Oltre che cominciare una missione e dare comunque un'occhiatina alle cose che possiamo indossare. Quindi, qui puoi modificare l'equipaggiamento, ad esempio le parti di God Arc, i proiettili e gli abiti. Puoi anche salvare il set di equipaggiamento per poterli equipaggiare di nuovo. Sì, sono i vari profili, diciamo, danza di pugnali, terrestre, salto, passo. Puoi cambiare le arti burst equipaggiate. Ci sono tre tipi di arti burst che si possono impostare: terrestre, aereo e passo. Usare le arti burst che rende più potenti ti fa scoprire delle nuove arti burst. Incredibile! Per maggiori informazioni, arti burst, consulta la sezione termini sistema nel database. Questa è danza di pugnali che non credo che al momento si possa cambiare, però ci dà l'anteprima con options. Ah, ecco cos'è però, se noi facciamo raggio di gelo. Cattivissimo. Bomba down. Non reagisce praticamente, si serve solo a testare la forza. Mostra anche Burst, quindi terrestre. La danza dei pugnali sono quadrato migliorato, attacco aereo migliorato, in salto, picchiata nel blu, pilastri nel cielo. Caduta dell'angelo, attacco a passo con il falcione migliorato, esplosione e onda d'urto. Mamma mia quante cose che ci sono. Ok, questo è un altro. Però bisognerebbe provare quella cosa. C'è un counter, vediamo perché questo lo carica, ma questo no. Perché ho sempre questo vizio di attaccarlo alle spalle io per non dire un'altra cosa. Bene, immagino che lo capirò in seguito quando ci sarà molte più cose da provare. Teniamo indietro, picchiate nel blu, penso che non si possa cambiare. Potevo farlo direttamente. Laser di armi. Set di equipaggiamento, vediamo cosa dice. Carta avatar, mamma mia, quante cose. C'è veramente da impazzire. Cambia fucile. Carabina Ammit P. Laser di Emmet, cecchino Emmet P, fucile, allora quello è schiacciare 0,93, perforare 0,93, schiacciare 1,05, 0,93, 1, allora ho equipaggiato questo. Torque.
Proviamo con il cecchino. Fucile d'assalto, fucile cecchino, fucile a pompa. Ah, quella è la diversa tipologia, qua sono tutti, va bene. I proiettili, cioè, qui può modificare i proiettili che porti con te durante le missioni, va bene. Quindi il quadrato o quello incendiario. E col triangolo quello gelido. Proiettile scintilla veloce, lunga gittata, tipo il proiettile cecchino. Divino, veloce, lunga gittata di proiettile. Guarigione addirittura. Proiettile autoguidato che cura gli alleati. Mamma mia. È molto più complicato del previsto questo mangiatore di D. Però sto dando sempre un'occhiatina così molto generica perché è davvero gigantesco. E ci sono delle cose che non avevo mai visto. Cioè, mai preso in considerazione questo tipo di combattimenti con queste armi ibride praticamente. Lo scudo di Emmett non cambia nulla di che fuorché la difesa base, mentre le altre cose sono ferme. Allora utilizziamo la torre, scusa, se è così un 172 anziché il 156 di prima, direi che va bene. Scorte condivise. Qui può modificare le condizioni per l'attivazione dell'attacco durante le missioni. Mamma mia. Gli effetti attacco si sbloccano se soddisfi certe condizioni. Sbloccare gli effetti attacco può portarti ad acquisirne di nuovi. Per maggiori informazioni sul sistema attacco, consulta il sistema. No, questo andrà fatto comunque offline. Sì, esatto, Harlock è demo, quindi pensa tu, se questo è solo la versione demo, tu immagina come sarà il gioco completo. Sarà una follia totale. Ci vuole praticamente un canale solo per fare questo gioco. Come Final Fantasy, è incredibile. Qui puoi mettere appunto i grilletti acceleratori. Rende più potenti e permette di scoprire nuovi grilletti acceleratori. Sì, cioè praticamente più usi una cosa, più ne scopri le potenzialità, più ne scopri nuovi tipi. Cioè, mamma mia. Unità di controllo burst. Proprio come le parti di Godark, anche le unità di controllo burst hanno le componenti burst che possono essere personalizzate in base allo stile di gioco. Maggiori informazioni, vabbè, sempre quello. Proiettili Link rende immune ai debuff tranne la corruzione. Mamma santa, ma veramente è impazzire. Corazza Fenrir si può cambiare. Ma ha cambiato solo il colore. Pare di sì. Cosa dici? Io però voglio questo giochino. Più che giochino direi giocone. Almeno finora, sta a vedere poi come va di seguito. Rosso mi piace. Solitamente difendo sempre il nero, ma in questo caso non mi dice assolutamente niente. Ma cambiamo anche il corpetto interno. Il colore del corpetto, sì. Allora, in questo momento mi piace questo rosso, però vediamo gli altri. Corazza militare. Non mi trasmette granché. Comi leg. Quindi corazza militare leggera, sì, perché manca la giacchetta, se non sbaglio, sì, infatti. Corazza desertica. No, non mi sconfinfera. Desertica leggera. Marina. Marina leggera. Notturna. Notturna leggera. Cipolla. Cipolla leggera. Red, per ora mi piace questa. Parte superiore. Parte inferiore, non puoi equipaggiare la parte inferiore perché la parte superiore occupa entrambi gli slot vestiario. E se io metto una di queste leggere me lo fai cambiare? La parte inferiore dell'abito verrà cambiata, ecco sì, infatti volevo proprio sapere questo. Corazza notturna. Voglio vedere cosa c'è sotto, se c'è qualcosa tra i pantaloni che mi può piacere. E fare un ibrido, no, assolutamente no, torniamo a quella di prima che al momento è la cosa che mi piace. Vabbè, queste sono cose che ho scelto prima, al momento non mi sta bene. Hop di recluta. Ma
Modifica il nome del set di equipaggiamento, ma in questo momento non è necessario. Abbiamo in alto a destra il denaro e 55 fuck. E detto così sembra brutto. Finalmente ho la visuale a schermo, vedo tutto. Anche se devo dire che questo schermo è molto più ristretto in confronto a quello di Real Farm o di Root Letter, però comunque lo vedo tutto. Questo vestitino rosso sembra più carino, eh? Poi si confinfera meglio con il suo aspetto, anche col fiocchettino qui. Vero, Auri? Allora, direi che potremmo anche partire col secondo tutorial. C'è una nuova missione per 3, per 4, per 5. Missione standard. Abbiamo fatto l'addestramento 1. Parata con scudo, uso di oggetti e ricerca sul campo. Sì, dai, facciamo questa. Sì, confermiamo direttamente così. Si può saltare ogni volta questa descrizione? Adesso è andata la missione 1, città vecchia. Andiamo dalla guardia. Sì, sto uscendo. Ci vorrebbe una cosa però diretta per uscire. Sai, una frase, buon viaggio, punto, si parte. Sarebbe più logico, credo, per quanto mi riguardi, poi non lo so. Le oracle se le ondate di attacco nemici rendono difficile avvicinarsi, usate tecnica picchiata per ridurre la distanza. It's a Benissimo. pain in the neck sometimes, but periodic god arc maintenance is important. If it doesn't work when the time comes to fight, you're as good as dead. Non hai scampo. A good offense is the best Parata, R1 defense, più but blocking cerchio. attacks is a nice way to stay alive. Ma ti rendi conto che io dovrei ricordarmi tutti questi comandi? Stiamo parlando di me. Parliamo dello zio. Tu pensi che lo zio sia in grado di ricordare tutte queste combinazioni di cambio di arma, parata e compagnia bella? Opla! No, non è riuscita una cosa bella. Sì, solo che ci sono andato a schiantare sopra praticamente. Ragno esplosivo ha riportato una sconfitta. Poraccio. Seleziona un consumabile, apri il menu di oggetti, usa l'oggetto. Vediamo un po'. Apriamo questo menu degli oggetti, granata stordente, una pillola rinvigorante. Pick it up, we need Ok, l'abbiamo these days. utilizzata. My little brother is always happy when I bring home junk. Sick, No sei idea what un he uses it for, chiacchierone though. fastidioso, dannazione. If you want to stay alive, Per you need a raccogliere stronger materiale dei god punti arc, which luce. Sì, means ne you avevo need visto uno da materials. quella parte dove prima eravamo You'll be spending a scomparsi. lot of time with your god arc. You gotta treat it nice. Devi trattarlo bene. Non so se lo voglio trattare bene, God Park. Prendi. Cosa prendo? Questo non è un punto luce, no? È una fontanella. Però se ci vado sopra, se qualsiasi cosa sia, non so se ho preso l'oggetto lì. Va bene, vediamo. No, altrimenti il tutorial sarebbe già passato, credo. That's about it. Looks like your god arc is ready for action. Whoa! Origami barging in, huh? Well, that suits me fine. Let's clean up this mess and go home. Mi ha anticipato questa volta. Cercavo di leggere, ragazzi, c'è stato un attimo incidente per capire il movimento che stavo facendo e vedere se il punto luce che mi aveva dato era quello che io pensavo. Riesco a parare anche la le sue cariche, o forse si tratta solamente di pare che finisce così. Obiettivi missione completati. Vabbè. Se lo dici tu, caro, io ci sto. Questo punto luce è finito, ritorno tra 1, quindi siamo in modalità ritorno, missione compiuta. Vabbè, per ora sono solamente missioni di addestramento. Ah, ce n'è un altro però di queste fontanelle. Ok, anche questo è SSS, mi ha preso 3 volte lui, sono andato malissimo. Vabbè, comunque dai, ce la sto facendo il tutorial, per cui vediamo cosa abbiamo preso stavolta, a parte la barba di... che era barba di troll, no?
Cos'è questo? Scheggia di argiro implosore. Unghia, certo, la scheggia all'unghia ci sta dando. Ripresa, incoraggiamento e sito. Ci sarebbe da fare uno studio veramente, mettersi davanti il manuale e capire di cosa stia parlando, anche perché non avendo idea dei primi giochi, come si fa a partire dal terzo? Questo vabbè, ma la demo per ora è questa, siamo per ora qui a scoprire questo giochillo. C'è il fatto della trasformazione, il fatto di poter cambiare l'arma, cioè di usare l'arma corpo a corpo, poi con il fucile, e poi di fare la carica, lo schianto e la picchiata, e di poter parare, tornare indietro e l'attacco in salto. Sì, certo, come no, secondo te? Io ricordo tutto. Oh, io ho le mie età, fatemi giocare a briscola, santo cielo, non mi mettere davanti queste cose così. Non sono bravo per niente a fare tutta sta roba. Hai sentito che le missioni... Ah, la stessa cosa di prima, va bene. Ok, non basta, Zic. Cerchiamo di completare magari i primi 4 tutorial per stavolta. Allora, abbiamo fatto i primi 2, facciamo il terzo. Sì. C'è un modo per uscire, no, da questa città vecchia, rovine urbane, che poi è sempre la stessa cosa praticamente. Sì, voglio uscire, sì, grazie tesoro, molto gentile, cara signora guardia, cara signora guardiona. Le lame corte hanno un raggio di azione limitato, ma la loro grande velocità ti permette di eseguire lunghi attacchi combinati. I God Arc sono composti da diverse parti, sono 8 tipi di armi da mischia, 4 tipi di fucile e 3 tipi di parti scudo. Sì, da questo l'abbiamo intravisto prima. Bisogna vedere in che modo si possa agire. Torniamo al lavoro, sembra una bella giornata. Sì, molto bella. Conosci il segreto del God Arc, vero? È la forma di divorazione. Prova a divorare un lagarto, così siamo God Eater. Migliora temporaneamente le tue abilità fisiche. So che seguono i test su di noi per sapere quanto tempo possiamo combattere in stato di burst. Siamo decisamente più forti in stato di burst, quindi combattere contro gli aragami è più facile. Trattieni, rilascia divorazione caricata. R1 più triangolo, divorazione rapida, divorazione aerea in volo. Mamma mia, ma tu sei completamente pazzo. Ma come faccio a ricordarmi queste cose? Perché l'ho mancato? Me lo spieghi? Scusi, signor... Forse mi pare di esserci riuscito. Pure questa volta, vediamo se... Praticamente i materiali di aragami che ho in mente potrebbero sparire prima che tu riesca. Quindi nel momento in cui ho quel tipo di mangia di... posso recuperare qualcosa. Ma che sono la creme della creme, sono stati utilizzati solo in stato di burst. Un arte burst, per altri sono utilizzati solo quando è stato di burst. Ok. So how about we go show some origami our patented skills? Sì, se lo dici tu, Zik, ci possiamo anche provare. Però origami. Enter burst status and then unleash a burst start. Ready? Quindi caro mio, dovrei entrare in questo status di burst che non ho idea di come si possa andare. E se dico un altro burst. Vediamo come si fa a entrare in arte basta. No, questo non si fa, non c'entra niente. Con questo tasto non si fa, con questo attivo attacco. Hanno attivato attacco. Era così, era semplicemente questo. Ora che finisco il tempo voglio controllare questo, che cos'è? Un'erba velenosa. That about covers it. Devouring means survival for us. Let's master all its intricacies. Sì, come se finora fosse stato semplice, vero? Ma dai, no. Veramente, c'è da perderci tanto tempo. Missione compiuta. Stavo dando un'occhiata che c'era. Dai, no, non ci sono arrivato. Ho fatto lo scatto anziché prendere l'oggetto. Dannazione.
Difficile, ragazzi, devo dire che è difficile, forse perché per adesso non sono concentrato solo su un gioco, ne sto preparando diversi, tra i filmati a metà tra Uncharted e Root Letter, tra il fatto di preparare gli altri filmati, il canale, la storia di Silent Hill che mi prende tantissimissimo tempo. Avrei bisogno veramente di concentrarmi solo su questo, cosa che al momento è assolutamente improbabile. Barba e scheggia di troll sempre. Qualcosa di troll ci sta sempre, quantomeno. Felpato, riduce l'impatto sonoro del 5% per livello. Mamma mia, tipo Dungeons and Dragons praticamente. Ok, andiamo avanti. Questo God Heater mi sta mettendo veramente alla prova. Nonostante sia molto affascinante, questo devo dirlo, è affascinante perché questi attacchi, diciamo così, questa ambientazione molto fantasiosa, sì, a parte il fatto che ricorda davvero proprio una scopiazzatura di Final Fantasy per quanto mi riguarda, per l'ambientazione, però giustamente siccome ormai l'idea originale non può più esistere, adesso l'unica cosa che c'è è rimasta da fare è avere un po' di spazio nel quale muoversi. Ma non parlo di un open world, parlo di spazio proprio di inventario, di modalità di combattimento, di incontri, queste cose qua, di dialoghi, perché per quanto riguarda le ambientazioni, dato il fattore fantastico, fantascienza, non penso ci siano cose mai fatte. Magari ci sono tanti altri giochi indie games che non conosciamo, di piccole case, giochi che non ci arriveranno. Ma guardate, anche questo stesso titolo, io lo sto vedendo adesso, avevo sentito God Healer, l'avevo sentito, intravisto qualche immagine, qualche filmatino qua e là, ma non mi sono mai interessato al gioco, quindi non avevo idea che potesse esistere questo tipo di ambientazione. Non mi è mai venuto in testa la curiosità di guardarlo, quindi comunque è nuovo, comunque è diverso. Sì, facciamoci questo ultimo tutorial. Questa parola tutorial c'è quando me la ricordo costantemente e c'è quando invece proprio si cancella dalla mia testa. Quindi gli Yagami sono creature formate da colonie di Oracle Cell. Fucili a pompa si distinguono per potenza e mobilità, fuoco d'assalto ti permette di avanzare mentre attacchi il nemico. Mentre invece quello che ho utilizzato io, che ho scelto io, fucile da cecchino, non è così. Well, let's give it a shot, shall we? Proviamoci, ti va? Vicinanza essenziale per attivare l'attacco, sì. Non ti allontanare da me, ok? Ci sei? Ci sono. Ci siete? Attiva l'attacco, si vede quando sei vicino all'alleato in combattimento. Non ti allontanare durante i combattimenti. Vabbè, siccome qui non lo attiva, dobbiamo comunque scendere nell'arena, vero? Scendiamo. Attiviamo questo attacco combinato. Solo che prima di attivarlo, che non lo posso attivare, forse non l'ho attivato tranquillamente. Ah, ecco, infatti perché non me l'ho fatto fare? Niente di nuovo, distrutto. C'è anche l'altro. La volta che lo sei vicino all'attimento, sì, ma mi pare che si è già attivato. Non funziona fuori dal combattimento, quindi anche se siamo vicini non si attiva. Quindi dobbiamo essere ingaggiati in combattimento, dopodiché io lo posso attivare. Però in questo momento non me lo do, perché evidentemente lui deve essere carico, cosa che prima non avevo contemplato. La
con esclusiva di portata sconfitta, abbiamo finito, non c'è bisogno di essere qui, andiamo. Sì, prima di andare, vediamo se in questi 30 secondi riesco a trovare un'altra fonte di sana le scarpe, sì, noi siamo più evoluti. Stavi scherzando, eh? Sei allora un malandrino, sei un simpaticone. Ma qui non c'è un caspita di nulla di niente. Oh, è grande abbastanza, nonostante si tratti soltanto dell'arena di allenamento. Si è stancata la signorina, giustamente l'ha fatta correre senza ritegno. Ma non c'era niente di... Oh, c'era, adesso l'ho vista la cosa luminosa ed è proprio nel momento in cui dovevo andare via. Sempre il punteggio massimo solo perché è l'allenamento. Appena esco da questo allenamento non riuscirò più a fare nulla. Il grado più alto sarà la Z. E spuntano gli zombie pure lì. Anche ci sarebbe da, insomma, da vedere un pochettino queste cose. Da capire di ghiandola di Arachne. Bella. Perforatore, veleno, senza fondo. Come nel mio stomaco praticamente, cioè l'arma, posso insignire l'arma del mio stomaco, ecco, senza fondo. Ah no, va a livello zero, non c'è bisogno di nessun livello. Aumenta i materiali ottenuti dalle divorazioni, ma che bello, ma che bello, sono proprio contento. Vabbè, stasera abbiamo scoperto God Eater, questa versione dimostrativa di questo giochillo a metà strada tra la distruzione e la devastazione, nel quale, ancora non so perché lo scopriremo forse in seguito, noi siamo comunque prigionieri, forse per queste nostre capacità da divoratori di dii, e quindi loro ci tengono qui dentro con queste manette particolarissime che probabilmente non ci danno modo di fuggire, credo, immagino. Cosa dici? Porterai uno dei giochi di Zelda? Sai cosa, cara? Che i giochi di Zelda sono esclusivamente per Nintendo. Non so se tu sai, a parte tre capitoli che sono usciti svariati decenni fa per il CDI Philips, cose che io non possiedo. Quindi io probabilmente potrei portare uno Zelda, però dipende da quando sarà l'occasione. Perché comunque diciamo che il canale dovrebbe trattare tutta la saga di giochi. Per adesso stiamo un pochettino ambientando, quindi provare i giochi, provare le demo serve anche ad avere comunque filmati, ad avere un riscontro. Perché no? Perché no portare Zelda? Sta a vedere quali Zelda porterò, perché comunque portare i primi anche, cioè è semplice, la Nintendo, il NES sì, ce l'ho, non è un problema, il Super NES lo posso recuperare, avere già gli altri per esempio, già sarebbe più difficile, le versioni per Game Boy Advance o quelle per il Nintendo 64, queste sono già più difficili, per non parlare della Switch, la Switch sarebbe alquanto improbabile. E poi alcuni giochi devi sapere, non so se sai, che Nintendo vieta la riproduzione dei suoi giochi sui canali streaming, quindi non so quali di questi giochi sia possibile portare, non te lo so dire, ma farò una ricerca a suo tempo e ti saprò dire. Ok, comunque, dato che si è fatto anche piuttosto tardino e siamo ben oltre i nostri limiti, ma stasera abbiamo fatto questo strano doppio, dato che quel meraviglioso, fantastico gioco di Horror Stories, cioè, siamo stati presi in giro. Che dici ancora? Link to the Past. Eh sì, Link to the Past è bellissimo. Io ne ho giocati parecchi Zelda, non tutti, ma ne ho giocati parecchi. Link to the Past è stato sicuramente tra i miei preferiti. Devo dirsi che però quelli per CDI non mi piacciono completamente. Brutti, 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 ma dire brutti e fargli un complimento. Sai cosa c'è di bello? Che Zelda Adventures è proprio, cioè anziché muovere Link, tu muovi proprio Zelda. Ed è, c'è la grafica, per quanto possa essere quella che ai tempi era scansionato, ovvero ripresa da personaggi veri, cioè da persone vere,
all'epoca si chiamava grafica digitalizzata, quindi Zelda è praticamente proprio una persona, una ragazza che è stata ripresa i suoi fotogrammi, certo non la grafica di adesso con il motion capture, cioè, non capisci, non c'era questo livello, se non sbaglio parliamo dei primi anni 90. Ti direi una cavolata sull'anno preciso, ma sicuramente siamo nella prima metà degli anni 90, tra, non mi ricordo se era 94, 93, comunque giù di lì. Quindi parliamo di ormai quasi 30 anni fa, puoi capire. Link to the Past è addirittura più vecchio, parliamo di Super Nintendo. Quindi. Comunque, io vi ringrazio per avermi lasciato la vostra presenza, avermi fatto stare in vostra compagnia. Vi auguro una dolcissima notte, che i vostri sogni possano essere piacevoli e come sempre vi invito a rincontrarci al prossimo video.